Ciao Ezio, ciao a tutti, benvenuti anche stasera. Come stai Ezio? Ciao a tutti, ciao Enzo, bene, buonasera a tutti. Hello to everybody. Questa sera metà in inglese e metà in italiano faremo il meetup. Anche se in realtà l'ospite parla italiano meglio di noi di come noi due parliamo inglese. Giusto? Yes. Yeah, yeah, yeah. <ride> Assolutamente sì. Ezio sperduto, Enzo Sansone. um new meetup uh, for code Garden Roma and um, we uh, will introduce uh, code garden now and after uh, uh, the communities Bay we start with the communities Bay and after yes, I, will, I will talk in Italian so if there is uh, some uh, any problems. Some Okay, Please passate. activate, activate the, the subtitle. Ok, no, era giusto per fare un po' di scena. Comunque sì. ora, ora vi spiegheremo perché abbiamo un ospite internazionale che tra l'altro parla un po' italiano. fa il talk in inglese, però, assolutamente poi eh, pure per fare delle domande, se avete difficoltà, fatecele pure in italiano, le, le, le riporteremo, le leggeremo. No? Abbiamo già qualcuno collegato quindi andiamo subito con la nostra presentazione così nel frattempo diamo la possibilità a tutti gli altri di raggiungerci io sono Innocenzo Sansone faccio il community manager eh, da diversi anni eh, per, per tutti gli sviluppatori diciamo mh, che ci stanno seguendo vi interessa solo la parte non tanto dei servizi che offrono le aziende ma piuttosto il fatto che se mi seguite con The Community Space insieme agli amici di God Garden e per altre cose che faccio Potete trovare tanti eventi per ora online, un giorno anche fisici, gratuiti per tutti voi. Ok, quindi questa è la cosa eh, che vi può interessare di più, mentre poi vado velocemente a raccontarvi di The Community Space, The Community Space nasce frutto dell'esperienza di tanti anni precedenti, un anno e mezzo fa, circa. Eh, è un network di eh, community tecniche. Quindi non è una community di community, ma appunto un network, cioè si compone di diverse community. Facciamo tanti eventi, il calendario come avete visto. Quindi sul sito non vi preoccupate insieme a tutti i riferimenti di Code Garden quando adesso farò la presentazione. Poi scorrerà il rullo sotto al video. Quindi avrete la possibilità di seguire i nostri canali, anzi, vi supplichiamo, vi imploriamo di fare. No, vabbè, scherzi a parte, perché tanti dicono come potete ringraziare chi fa tutta questa attività? Gratuita seguendoci nelle nostre iniziative, ok? Quindi troverete poi i riferimenti per seguirci. Come dicevo, The Community Space è un network di community, abbiamo tantissimi eventi, ma vi anticipo, io non faccio nemmeno ad aggiungerli, quindi ce ne saranno tanti altri, tra cui visto che oggi siamo nel meetup di Code Garden, Ezio, probabilmente so già che ha preparato una slide già bella folta. Una cosa su cui vi chiedo supporto e una novità che ho introdotto proprio l'altro giorno è quella della newsletter. Quindi, oltre i canali che vi faccio vedere rapidamente, se volete seguire le vicende di tutte le communities del network e in più tutti gli eventi che facciamo insieme a loro, iscrivetevi alla newsletter. Trovate il bottone sul sito, bello grosso, quindi non vi può scappare. Queste sono le community che si stanno aggiungendo, si stanno aggiungendo perché, oltre le storiche, tra cui Code Garden spicca, ne stanno arrivando pure delle altre nuove. Quindi, tanti argomenti. E spero un giorno pure di fare qualcosa combinando un po', di community insieme uh, qui sono tutti i ragazzi che salutiamo che stanno dietro sostengo il progetto qui un po' i partner però vi potete andare a sbirciare il sito in autonomia uh, vi faccio vedere per finire i canali sempre che trovate sul sito tramite cui potete uh, seguire The Community Space e tutte le community del network vi consiglio anzi vi chiedo Telegram la pagina Linkedin e YouTube, sono i canali diciamo più attivi del momento e vi ricordo per finire cioè, per finire come abbiamo iniziato la newsletter, ok? Eh, riceverete non abbiamo bisogno di fare spam, l'ho voluto scrivere per, per esplicitamente no? rispetto a tanti email che vi arrivano, Un'email email a settimana con il calendario degli eventi in cima ed eventuali altre opportunità, occasioni la maggior parte delle volte è sempre free, al massimo vi, vi daremo qualche sconto se c'è qualche amico che organizza qualche conferenza a pagamento, però giuro sarà molto incentrata sul calendario prima di passare la parola a Ezio così faccio tutta una tirata no? ricordo una cosa legata pure a questa serata eh, così nel frattempo poi che Ezio presenta io eh, vi mando tutto in chat e vi mando i link come sapete eh, con code garden stiamo dando un attestato di partecipazione per ogni meetup ci sta pure stasera perché la prima volta che partecipa che cosa vuol dire domani mattina vi arriva un attestato assolutamente verificabile che potete mettere nel curriculum, che riporta quindi tutti i riferimenti di questa serata. Eh, per farlo mh, dovete dimostrare di star partecipando, c'è un registro, tra virgolette, da firmare, non vuol dire altro che un Google Form, che vi mando a breve, non vi preoccupate, perché ve lo ritroverete dappertutto sotto, eh, insieme ai riferimenti delle, delle, delle community di The Committee's Bay. Quindi non vi preoccupate, è un registro, un Google Form, nome, cognome, email a cui volete ricevere il certificato, consenso, stop. Eh, io volevo dire solo quest'ultima cosa, passo la parola ad Ezio, eh, nulla, mi stacco e attacco il monitor di Ezio. E poi ecco, daremo il benvenuto all'ospite speciale di questa sera, che è veramente un ospite speciale internazionale. Ok, allora parto con la presentazione. Uh, I start with the uh, Code Garden presentation. Um, try I am trying to do it in English. So Code Garden, uh, Code Garden Rome is uh, um, a tech community uh, based in Rome. Um, a tech community uh, is uh, a group of uh, people, uh, professionals who uh, work in different contexts. Uh, so um, it is uh, possible to meet in the real world before pandemic, and uh, now we are uh, um, doing hand ma many meetups only online. So can we? So we can uh, uh, host uh, um, an important expert of the IT world. So. Uh, we can deep in some uh, uh, technological uh, topic um, the, uh, the the area um, uh, over we um, we work and do, uh, do meetups are many uh, these are some uh, technologies uh, that uh, will be um, um, attempt uh, to explain in our uh, meeting, um, in next uh, uh, ca calendar events are uh, now Otavio, and the next uh, will be uh, in Java Tech Lesson from me, and uh, the other on the 10th of uh, March by Alex Casalboni. Uh, so uh, I suggest uh, anybody to follow us by, um, by our uh, social channels and uh, all social channels are present at our landing page. Uh, I suggest you to uh, surf the web on tiny.cc slash garden and uh, i suggest uh, anybody to um, join the linkedin group our uh, code garden linkedin group to uh, remain uh, updated on the every event we have uh, to realize in, uh, in the next future so i have um, terminated ho finito Enzo quindi ti chiedo di staccare la mia presentazione e passiamo no, no, prima, al... Sì, al volo. prima di presentare Ottavio, che ormai l'abbiamo annunciato, è pronto. Io vi mando al volo il link per il certificato. Ma poi ve lo mando pure sopra visto che è pronto, così potete iniziare a registrare. E nulla, diamo il benvenuto a Ottavio. Che dici? Hai, hai staccato la presentazione, Enzo? Yes, eh, prima sì, di dare sì, sì. il benvenuto, Ok, diamo il benvenuto no, a uh, come on Eccolo, oh, grazie, Attaccio. puoi essere qui. Ah, ciao. Ciao a tutte. Questo mi piace molto parlare stasera sera con voi. Siamo molto contenti. Allora so io faccio una piccola introduzione, just a little introduction of Ottavio and after we can start uh, talking and uh, also you can start with the lesson, the main lesson. So uh, Ottavio is uh, a, a DevOps engineer at platform.sh. Uh, that is a cloud computing platform um, worldwide is a great expert of the java platform because he is um, a java champion and uh, also is a great speaker at conferences and uh, many meetups uh, everywhere in the world from uh, his country Uh, brasil over also uh, from uh, italy rome other code garden uh, meetups and uh, france and other places it's correct sì sì questo era mia prima volta in italia e mi piace molto in verità dopo questo io sono andato in italia per cinque volte e la storia in Italia è bellissima. Mi piace tutte le cose, come il cibo, per esempio. E anche mi piace, uh, come si dice, la pizza. Uh, io sono andato in molti ristoranti. E questo per me... Uh, io sono pranzato pizza, sono, io, io ho cenato pizza. Io sono mangiato pizza per tutto il giorno. Perché questo è bellissimo. In speciale la città di... Ah, io non mi ricordo il nome di questo, credo, Napoli. credo che Napoli, sì, grazie, Napoli, Napoli <ride> bellissima città. Diciamo che il problema di questi meetup online è che sono molto belli, funzionano, eccetera, però per mangiare una pizza non vanno bene. Sì, in verità questo ha tornato il mio cibo favorito, perché dopo oh. Napoli... <ride> Ma io metto le cose con pizza, ok? E eh, mangiare migliore la pizza, Ottavio. Napoli si mangia sì. la pizza migliore. No, gra gra grazie, nostro... mille di, eh, grazie mille grazie di mille di esserci stasera perché io mi ricordo di quando Ottavio è venuto a quell'incontro a Roma. Quindi è bravissimo. Quindi sono contento che stasera abbiamo un talk con te, quindi, che dire, quando vuoi possiamo partire, giusto, Ezio? Tranne bisogna. Uh, we need to remind some things. Yes. One is for any question. There is the side chat on the side of every um, uh, streaming channel, YouTube, Facebook. So uh, anyone can interact with us by doing questions. and uh, we invite all to uh, do questions many questions so we can uh, talk together um, for anyone uh, unable to follow this meetup uh, the registration will be available uh, just after the live on over our channels the channel of uh, the communities bay and also the channel of uh, code garden roma And uh, last but not least for anyone want the participation certificate uh, need to um, com uh, compile the form of, uh, by Enzo uh, provided by Enzo at the link provided by Enzo. Okay? Grazie. Thanks. Thanks. È tutto. Thanks. Okay, ottanio. Ok, stage io posso iniziare. Oh, grazie, grazie. Ciao a tutti, questo è un piacere parlare con voi. Cos'è Cloud? E come io lavoro questo con una soluzione tra Java e Cloud? Uh, mi chiamo Ottavio Santana, e ho un Twitter handle, OttavioJava. Java. Però prima io ho bisogno di presentarmi. Sono Ottavio Santana, sono brasiliano, però io abito in Portogallo, uh, io credo che è cerca d'Italia. Output Pero eu creio que é não lontano como Brasil. Sou Java Champion, como Enzo ha parlato, JCP Executive Member, Apache Committer, Eclipse Committer, Eclipse Project Leader. E quando eu tenho tempo libero, mi piace escrever artigos e livros sobre tecnologia. Isso vuol dire que eu necessito de uma vida social e sana. In uh, verdade, mi piace la história italiana, porque mi chamo Otávio, e questo é. Era perché eh, ci sono una persona che era il primo imperatore che anche si chiamava Ottavio. Non Santana, però. Uh, io ho mezzo italiano mezzo spagnolo. Va bene? La prima cosa che ho bisogno parlare oggi è cosa è Cloud. Perché ci sono molte definizioni. Uh, se tu hai aperto un libro, questo libro potrebbe avere una definizione diversa da di me. Mas uh, hoje, per me, para simplificar isso, eu falará que cloud é e computador de cálculo altro. Vou dizer que se, se eu sou uma azienda e essa azienda é de software, per mim não há senso que eu man... mantenha a infraestrutura. Per mim é muito melhor pagar outra pessoa para fazer isso e eu solo me... Se lo metto in regola di favola. Ottavio, sì? eh, ti suggerisco, I suggest you to uh, click on hide on the banner on the bottom. Ah, ok, ok, sorry for that. <ride> ok, grazie. Uh, io sono un'azienda di software. Per me non ha senso di mantenere la infrastruttura. È molto meglio pagare per tutta la persona per fare questo per me. Io non necessito fare molte cose. Io non ho bisogno fare questo. Solo pago per altre persone. Come ho parlato, mi piace pizza. E quando io parlo di cloud, io, io anche necessito parlare di pizza. Perché le due sono bellissime e anche le due sono vendute come servizi. Tutto bene? Va bene? Il primo caso è quando fa faccio tutte le cose a casa. Io credo che per voi siete facili perché voi siete italiani. Uh, la prima opzione: tu hai bisogno di due cose. Primo, l'infrastruttura per fare questo. E le due, la sapienza per fare questo. Questo è la stessa cosa di on-premise, on-cloud. Va bene? Tu hai bisogno del computer e anche la sapienza di mantenere questo computer. Però. Noi possiamo camminare a destra, che ha più abitazione. Questo in pizza è quando io sono andato al mercato, ho comprato una pizza e dopo riscaldo questa pizza a casa. Questo io non ho bisogno di molte infrastrutture, però ho bisogno di avere un po' di sapienza per riscaldare questo. Questo è più simile in cloud come infra Infrastructure as a Service, che è quando io pago per, eh, per il servizio di altre persone per mantenere l'infrastruttura per me. Adesso, dopo, noi abbiamo più amministrazione. È quando in pizza io ordino una pizza per telefo telefono oppure un'applicazione. Questo è pizza delivery, però in cloud è quando io utilizzo uh, platform da service. Platform da service è quando tu, es, tu, tu sei un sviluppatore e tu non bisogna sapere le due, solo metti il source e questo è pronto. L'ultimo è quando tu non bisogna le due, tu non bisogna sapere e anche eh, no. Uh, <ride> sì alessio <ride> mi piace le, le, la pizza come ho parlato io credo che questo è facile per me <ride> uh, la ultima soluzione è, è quando non necessito le due la sapienza e anche la infrastruttura per per fare questo in cloud è quando io utilizzo o sono utilizzato un'applicazione come gmail per esempio un, ci sono questo punto importante qui che il uh, trade-off è quando io necessito scegliere una cosa, però ci sono vantaggio e non vantaggio, va bene? Per esempio se io scelgo la prima opzione, questo sarà più economico, però io bisogno sapere... E anche mantenere la infrastruttura le ultime io non ho bisogno le due però io bisogno io necessito pagare di più ok dopo io ho parlato cos'è cloud però oggi anche io bisogna parlare cos'è cloud native perché ogni azienda aziende ha una definizione di cloud native se tu sono, sono trovato per questo, ok, let's check the private site. Uh, se tu sono trovato una definizione per Red Hat oppure Oracle, loro hanno una diversa soluzione, una diversa definizione di Cloud Native. Vuoi parlare del primo, di Pivotal? Per loro Cloud Native è un modo diverso di esecutare un'applicazione mette vantaggio in modello di cloud dopo ci sono questo libro che è attaching cloud native application per lei cloud native è un modo di pensare e fare un, un sistema uh, questo è per fare molte automatizzazione in la infrastruttura dopo info world in generale, Cloud Native è un modo di esecutare e di mettere vantaggio in Cloud Computing. Va bene? Dopo ci sono questo libro, Cloud Native Development Partners in, Be in Best Practice, che lui parla che per, per lei Cloud Native è quando metto tutte le cose in automatizzazione. Ci sono una sigla, DERS. Deploy, Update, Replace and Scale. Ci sono questo libro che per me mi piace molto, Cloud Native Transformation. Per loro, perché ci sono tre autori, per loro Cloud Native è un modo di pensare. È più di sviluppare. Tu bisogna sviluppatore con gestione, con operazione, le tre lavorando insieme e questo ha un contesto storico perché in passato noi abbiamo fatto il waterfall oggi noi facciamo agile methodology e dopo domani potrebbe uh, noi faremo uh, cloud native transformation quando noi mettiamo tutte le persone insieme per fare un'applicazione con cloud va bene ci sono un'organizzazione che si chiama Cloud Native Computing Foundation. Ci sono molte aziende che lavorano e fanno questa definizione, però ogni azienda che ha in Cloud Native anche ha sua propria definizione. Uh, Cloud Native Computing Foundation parla che ci sono molti esempi di fare Cloud Native come container, service mesh, microservice e multiple infrastructure. Declarative API e altri, altri modi di esecutare. Però, per me, ci sono molte buzzword insieme. E non ha senso per me. Però, questa è mia opinione. Dopo, ci sono molti libri e articoli che hanno parlato che Cloud Native è quando tu fa un'applicazione e questa applicazione è nata di Cloud. Se tu fa un'applicazione e questo è nato di Cloud, congrats. Questa applicazione è cloud native, va bene? Dopo io ho letto molti libri e articoli, ho fatto la mia definizione. Per me, cloud native, uh, a set of good practice to optimize an applica application in, in cloud through containerization, orchestration and automation. Uh, Dopo io ho parlato cos'è cloud, dopo cloud native, io ho bisogno di parlare le best practice di fare questa applicazione con le due, con Java e anche cloud. Le prime che ho bisogno di parlare è il 12 fattore di un'applicazione. Questo è nato da un libro di Martin Fowler, Partners of Enterprise Application Architecture. Questo libro.. È nato di 2000 vuol dire che prima di noi abbiamo una popolarizzazione di, di cloud questo libro è nato anche se tu ha un'applicazione o premise tu puoi seguire questo non è sbaglio e le 12 fattori ci sono molte cose buone per esempio tu bisogna avere un repository per mettere il source. Dopo, un manage di dependenze. Come per esempio, uh, Maven, Gradle e altre cose. Dopo, configurations. Uh, tu non puoi mettere il password oppure the user insieme al source. Va bene? Dopo ci sono le quattro libri. Le tre: primo, è se tu sei sviluppatore in generale, però l'ultimo è se tu sei un sviluppatore Java. Clean code per fare un'applicazione migliore e molto chiara, chiara per leggere. Dopo clean architecture, che questo ha parlato che bisogna uh, separare la regola di fare e la infrastruttura. Dopo DDD, questo ha parlato che tu bisogna mettere il source cerca della regola di fare. L'ultimo, Effective Java, parla che tu bisogna fare automatizzazione in un'applicazione con Java. Questo libro parla come fare una migliore utilizzazione di collections, uh, method reference e altre cose di Java 9 o Java 8. Va bene. Una cosa importante di più per me è che ogni volta che io ho ascoltato Cloud Native... Questo parla a uh, su microservice. Però questo non è é vero. Ci sono questo libro di Edson Nagar e lui ha parlato che ok. Perché ci sono aziende come Netflix e Amazon que hanno utilizado questo, non vou dire che tu bisogna utilizzare anche. Va bene, tu puoi non utilizzare quando tu no senso e tu puoi é ser uh, Cloud Native. E um ponto importante de Pio para é que quando nós falamos de Microservices, uh, it's about scalable of people, no application. Ok? E eu falo de Cloud, Cloud Native, best practice, e agora eu preciso falar do Java com Cloud Native. É vero? La prima cosa che ho bisogno parlare è che ci sono molte ottimizzazioni in Java per fare Cloud Native. Ci sono ottimizzazioni in garbage Collectors, ottimizzazioni in Containers. Un punto importante qui è che io non ho parlato Docker, io ho parlato Containers. Vuol dire che se tu lavora con Containers, uh, che non è Docker, va bene anche. Una migliore integrazione tra macchina... E anche le java i un release due volte per anni però ci sono il e lts long term support che tu eh, questa versione è una volta eh, per due, due anni ogni due anni ci sono un, una versione lts dopo ci sono specificazione standard Jakarta e questo è la ultima generazione e questo ha, ha lavorato ha fatto in Eclipse Foundation e ci sono un, un modo di fare con Agile oggi ogni volta tutti gli anni ha una versione di Jakarta e, e questo lavora per mettere in vantaggio in cloud native Dopo ci sono altre specificazioni. Questo è Eclipse Micro Profile. Uh, questo anche sono nato da Eclipse Foundation, anche lavora con Agile. Però questo ha una veloce delivery. Ci sono quattro versioni per anno. Uh, e sì, tu puoi lavorare le due insieme. Uh, perché le prime due sono specificazioni e le due anche sono di Eclipse Foundation tu puoi lavorare per questo insieme ci sono già E8 che ha molte API Open Tracing, Open API, REST Client Configuration for Tolerance, Metrics JWT Propagation Health, CDI JSONP, JAX-RS JSONB e molte altre cose Va bene. Ora io ho bisogno fare la dimostrazione, però scuse, mi dispiace. Gente, per questo io non posso fare in italiano e solo se fare in inglese. Ok, can you see my screen? My ID. Sì, sì, si vede. Yes. Ok, grazie. Ah Is there any question? Ci sono alcune domande per me? Tu, favore, fare. Mi piace quando ha domande per me. Domanda per me. C'è una sola domanda, però penso, non so, forse sia un tipo un, più un saluto. Hola, come vai? Voi? Cioè, non Non, non ah, so come si Questo è portoghese. Portoghese. Hola. Paolo De Pretris. Paolo De Pretris. Grazie, Paolo. Uh, ok, io... Ah, anche qui abbiamo Alessio Brandimarti che fa un commento sulla, sul lavoro fatto sulla mh, la presentazione della pizza, sono entrambi soluzioni as a Service, sia la pizza che il cloud. <laughs> sì, sì. Mi piace le due, mi piacciono le due. Ok. Now, I will do my presentation, sorry, don't able to do that in Italian. But basically I will do a live code session. And basically I uh, spoken about cloud, cloud native in Java. My goal right now is to work both together. And basically what are what you gonna do? I will create an application that will mix both of words using no SQL database. Basically, I will just show a small sample. For example, here, as you can see, it's a simple Maven project where I have a couple of Dependence, as you can see, uh, CDI, uh action that's a JSON by binding implementation, Eclipse MicroProfile. As you can see here, the first one, the first two are Jakarta E implementations, specifications, and this this one here is MicroProfile. Therefore, you can work together with both MicroProfile and Jakarta E. The last one, once I want to work with Jakarta and MicroProfile and NoSQL. I will use Eclipse GenoSQL. GenoSQL is uh, a implementation of Jakarta NoSQL where it has a goal to uh, make easy to you as a develop developer integrate with NoSQL database, okay? Uh, basically, I will use uh, Jakarta NoSQL has two APIs. One to the mapping, you can can think about JPA, another one to communication, you can think about JDBC. Okay, uh, I will use two drivers. Again, think about JDBC, so the MongoDB driver and the Redis driver. Why? Because I will show document with MongoDB and key-value. With Redis, okay. So I will have the two uh, two databases to integrate. As I mentioned before, uh, I need to include some configurations. I'm using Eclipse Micro profile to put that configuration. And as you can see here, there is no password, there is no user. Why? Basically, because it's just to run locally. When it goes to production, it is able to be overwritten by environments. Indeed, the good system, we don't even need to know about the user the password. Again, on production, we as a developer do not need to know about credentials such as user and also passwords, something like that. Okay, the configuration itself. And where the host is, and something like that. Okay, uh, I have my producers as you can see here. I'm using Eclipse microprofile. Oh, let's show the package name microprofile. And yes, I guess I talk too much, so let's do the first sample here. The first step is let's create my okay, we're uh, God, because we need to talk about mythology, right? So, Venus, Mars. That's why I was born the the day of the week, right? Miakrolis, Martis. Uh, so let's create first the class. So it's almost the same if you have tried JPA. So I have my entity. I need to use the entity annotation to define. I have my ID. So I have some attributes, so the name of the, the god and the last but but this string of powers, okay? So I will put two string here, don't worry. And what you can do, I need to define the the fields here. So I need to define each one is the ID and each each one. UB storage in the database. As you can see here, I'm using column, column, and that is it. So it's almost the same if you have tried JPA or Spring Data, whatever, whatever you are using right now. Okay. The next step here is just okay, let's create my pull static void main to run a single application. I will use CDI. So SC container. Container, uh, SE container initializer, new instance initialize. As you can see here, I initiated my container. But it is important to mention that this API has support to Java 8 or higher. So what can I do? Is basically use try with resource. Otario, what is a CSE container? Is uh, a... This API belongs, it's a CDI container. So if you are familiar with eSpring, it's a injection dependence container to specification board. Okay. Okay. Yeah. So basically, right now, I have my container. The next step for sure is to create my God. So let's create a constructor here my first constructor let's create an empty construct, constructor uh, let's create my first god. so diana diana the name and the last and the most important thing is yes the power as i mentioned before it has power to java 8 or higher higher in this case i mean you use java 11 so i can put the power together so diana is the goodness of moon and hunt yes like baby shark i have my god and right now i need to put this guy in the database as i mentioned before i will use two so key value and document i will start with the simple one that is key value and it had some rules, so you we have the templates in the specification where you can use, for example, if you want to use uh, the the key value templates, there is a class key value template. If you want to use document template, document template. The whole goal of this class, as you show, is basically to. Uh, do the basic operation with my entity. So I will select here. I will use my key value template. And yeah, I will do some operation. So I will put my data, my information in the, uh, the, the database. I will retrieve because that is important too. So one got. And yes, I will delete. So let me delete this guy here. So again, let's put my front end to work. So let's put some, the result here. Let's put some back end. Yeah, that is the back end to a Java developer. Sorry for that. Uh, let's delete and then do the search again. So, but instead of let's copy paste here and then i will start so let's start my application and let's see what's going on okay it's starting my container and oops oh yeah it's it's got the connection refused because i forget to start my application my database service as you can see here i'm using the docker compose and it has two services one, One, two, oh, well, sorry for that, let me close here. One, two, uh, docker-compose, or one, two, Redis, and another one, to document, okay? Uh, the key value, we will use the Redis image, and the document, we will use the Mongo Im image, okay? So basically, I will start this guy here, so docker, oops docker compose up and it will start okay it's starting so let me do it again let's let's run the application again and see what's going on well, what is the, uh, the runtime um, at the bottom of the application is jboss uh, yes basically cdi is the spe specification and we have the implementation that is weld that belongs to red hat okay so that's why you, you you see several red hat stuff as you can see on my log here i insert my data retrieve the information the first log here where i have my true string my front end delete the information and then i did my search again where there's nothing there okay so that is it. basically, yes, you can do more options. one good impo important thing about it is why we are not using the jpa api. basically, because we want uh, to have specific apis to a specific database. for example, in nosql world, we have the ttl, that is time to live, where we define the time to live of one data in the database. For example here, I'd like to put one second, but instead of do this kind of mistake where I just put the number and then I have no idea what does this 12 mean, I will put a, a, a duration class. So I will use duration, duration of, I can use seconds. So this one is more clear where what I want to do. So I want to put this Diana to one second. And then after one second, the information won't be there. So I will remove this delete option here. And what you're going to do is time unit of seconds. And then I will sleep for two seconds. So basically, I will return the first time, wait two seconds. And when I do the search again, the data must be empty. Why? Because two seconds is higher, is bigger than one second. So, as you can see here, the information and then empty. Okay? And that's, that is the whole point. So, this that is a basic operation that I can use with key value. Uh, how, how long does the presentation go? How, how much time do I have? how many time do i have left uh, 30 minutes but uh, as you want 20 minutes oh, okay okay so we also have the option to do query by text for sure to key it does make sense but if you want to you can do something like that template where query get one and then Okay, let's do the select here. Where you are able to return a query doing this. Okay, let's remove the, the duration here. I don't need it anymore. And then what I'm gonna do is basically my query. So template get query. Get one. Oops. I return so I guess I need to return a single result because it's just one. So let's run again. It returned a string. Remember it's it's API two eight or higher. Uh, as you can see here right now. It returned my object. Yes. If you want to run uh, prepare statement as you we usually do with uh, with SQL. You can do it if you want. So prepare, getting result. Unless you do the bind for sure. Prepare bind ID or this ID here. And then prepare oops. Prepare get single result. And then let's run again. Oops, sorry. It's your Java. So it's you, you run. And as you can see, here you go we have the result. Okay? So basically okay. the whole goal was to introduce uh, the API of key value, but let's go deeper and look to a different API, to document API, this time with MongoDB. Okay, I will create a new class, so document app, where I will do almost the same, so pull static void man. I will create my container, so SC container, container, SC container initializer new instance, for sure. I will put that with try, with resource. I will copy paste the, the, the god, godness, Diana. And yes, right now I'd like to interact with documents. So I can use my document template. So document template, template we will use the container again. So, container, select document template. Here you go. We have the template. Yeah. And the, the API is a little bit different. So, instead of put, we have insert. I will tell why uh, later. And yes, you can do the basic operation. So, you can do the find. So, God. One. Or it should be returned. Otavio, uh, one question, but uh, document document template or um, template uh, is uh, like uh, an entity manager. Uh, I Yes, exactly. I'm trying to understand, like the connection object, I, I think. Yes, so th so. that's exactly the point. And the, the template in general in no NoSQL, whatever document template key value template graph template or uh, whatever, again, template. whatever template is entity managed to specific no sequel database okay. okay okay so i did a find i i will put the result here uh, template and then i will delete so, God class delete, and then I try to fight again. So, the result is and let's see what's going on, and as you can see, oh, what's happened? Is appear just once, but as you can see here, what I did, I create, insert, and then it did the search. Okay. And if you run again, let's see. It returned the results here. What let's show to you? Basically, the whole point is. Uh, this API is simple to you integrate NoSQL with Java. But why do I have insert and update instead of just put? Because usually in, uh, in document database like MongoDB, you're not able to do that, something like that. I mean, insert twice. Because it will return some exception. Oh, sorry, I'm, I'm running the wrong class. Sorry. That's why it does not return. So the first one was OK, and then the second one returned an exception. Why? Because the key is duplicated. You're not able okay. to use the, the same key twice. OK. So let's run here again. I was running the wrong, the wrong one. Oops. What you're going to do, I will find, then delete, and yeah. then do the query again. As you can see, there's nothing in there. there. There are several ways. Uh, for example, if you want something more easy to use, we have the, the approach of repository. So you can do something like that. Doc, got repository, interface, that will extend repository, where God long, uh, let's application scope it here. And the whole point is, instead of you use template, you can use something even easier then template so god repository repository i i still need to use my container so container select god repository as you can see and i i have two dependents one to document another one to key value i need to put one little bit one small thing that is my qualifier uh Database qualifier of document and there you go. Right now you can use the repository. So if you are familiar with Spring, Spring Data, that is the whole goal. So instead of you do a, a lot of stuff, you can just use repository.save and here you go. You can use also repository find by ID. Delete by ID, you don't need to convert anything else. The repo. Let's run this right here right now. And yes, as okay, as you can see here, the repo. And yes, if you want to, you are able to use. something like this find by name string name you where can extend the um, all the functionality of the basic repo yes exactly basically you can do that you can create methods and using the the find by okay. id oh, David, uh, um, uh, yes go ahead could you maximize the um, editor uh, window? Maximize, maximize this way here? Yeah. Very good. Yep. Okay, find by name, find by ID. Okay, and then as you can see here, I put the method here and don't need to implement that. Basically, the general SQL view, uh, will handle everything to us do i remember about the query yes you can do that with with a uh, repository as well so you can do something like that list god query string name uh, query select star from god where name equals name oops name and uh, where you need to put a param here so param name and let's do it by query here so find my name by query query diana okay well this is a, a full SQL uh, query uh, no, no, that's not full SQL query. Basically, it's a query from no SQL database. Yeah, You're yeah, not yeah. able to do the join, for example. There is no you, join. You have you added the, the, the SQL on the annotation query. Yes, it's yeah? as SQL like. Yeah, However, yeah, yeah. it has less power than SQL. For example, not okay. able to do joins. I'm oh. not able to, because usually, no SQL database does not provide to you joins, so basically, you need to put something like that. And here you go, but you can do pro projection uh, over the, the fields or uh, not. Select uh, only some columns, yes. Know. If you want to, you can select some columns, for example, you okay. can select name. But the behavior is different. Okay. Uh, no circle, by no circle. For example, MongoDB. I'm gonna show to you. each uh, the ID is mandatory. So I put name, okay. but they don't care. The ID is mandatory. However, it does not show the, the the powers. So basically, whatever you select the at MongoDB, the ID is mandatory, and then you put something else. Okay. Thanks. Uh, and another thing, document is more powerful to do query than a key value. So if you want to, you can can use document query. With uh, besides for sure the query by text, you can document query with fluent API. For example, here document query where you can do. uh yeah. What does mean? What does that mean? Fluent API. Basically. Is when you want to use and you don't need to go to Stack Overflow to use. We don't need to read any documentation. For example, here I want to create a query. So select. I have two options here. So select with documents. So my attributes. art we're gonna do the select star. Then I don't know the next step, but I don't need okay. to know the next step. So it's had the front. So front got okay. What's the next? Then I can see the options. So I'm gonna use where, name. The and they have more options. The behavior is like the builder pattern. So yeah, every bit of the return the same object that is the document query. Exactly. Modifying. Okay. Yeah, Fluent API is basically an evolution of builder pattern. Uh, Equals not, no, not, equals Diana, for example, here. And that is it. So, okay, let's create my document template, template container, document template. So, I can do the query here. So, select my query. and then here you go so i use the fluent api to create my query as you can see here the query api for sure if you want to you can do something like that that's exactly something so if you do the query and then select star from god where name equals diana and yes, if you want to, you can use the the paper statement with at in the variable name. As uh, so you probably are familiar with, oh yeah, I need to, because it returns a string, right? So I need to collect collectors to list, and I, I will do the same here. Okay. Just to show this the power. This is the functional style to, like yes. this. As you can see here, I have my my two. Yes. However, if you forget something, the text is not safer like the 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 fluent API because you able only to see the, the the issue on real time. As you can see here i got my syntax error because there's no valuable alternative at uh, the name diana i need to put something so in this case uh, i will use the equals okay and yes if you want to you have the option to do pagination however i don't okay. think that i have enough time but basically the whole point is uh, let's share some links if you want to know more there is genocycle.org where you can go and find more samples okay let's share the link here to you uh, that is website the jakarta e okay i'm sharing with you and so do you mind if you share it to everybody else uh, okay now this one now is jakarta ee -E here okay here you go this website here where you have several information and the micro profile. Okay. Those yeah. tools has the goal. Those tools have the goal to simplify your work with cloud and cloud native and microservice if you want to. Right? So that is all that I have to show today. Hopefully you enjoy thank you everything sorry by my italian i try hard to make it possible however oh, it's a little bit yeah. hard to do my demo with italian your italian is very it's very great and uh, so um, okay uh, if there are any question i suggest anybody to uh, put that on the side chat so Also I have some questions. Per uh, favore, was... tu puoi scrivere in italiano, io capisco, va bene? Okay. Sì, 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 vale. Chi... Lo diciamo anche in italiano, per chiunque abbia delle domande ehm, può metterle sulla side chat di YouTube, <ride> Facebook, eccetera, comunque anche in italiano le capiamo lo stesso. Ottavio, comunque Ottavio, guardia... i complimenti di tanti, tra cui Mike... Mike. Grazie, Mike. Salutiamo Mike. E, um, Ottavio, JNOSQL uh, è la, la libreria, l'API uh, più famosa, Reference Implementation for NOSQL Connection? De, de, ci sono altre pure? Uh, oggi no, noi abbiamo solo JNOSQL perché questo ci sono molto lavoro per iniziare questo e metto questo a finale okay. uh, oggi noi abbiamo un expert team per fare questo io credo che lo prossimo anno noi abbiamo la prima versione finale di questo prodotto genosico. Ma, ma perché che, che versione siamo arrivati di questo uh, noi abbiamo, abbiamo oggi la versione B2, B2 questo ah, non okay. è finale, ah, ok. però ci sono molte aziende che hanno lavorato con questo in produzione. Ah, ok. Lo utilizzano in produzione, va benissimo, lo utilizzano in produzione, grazie. <ride> ok, e bene, pure interessante questa cosa, perché io, io non ho, diciamo, non mi è capitato di lavorare ultimamente su. Diciamo, su NoSQL, sequel, ma mediamente sempre su database relazionali, ancora vecchio stile, diciamo, sono molto strutturati. Ti faccio una domanda, diciamo, proprio di carattere forse più filosofico. Database no sequel e database relazionali. Uh, secondo te che tu sei esperto di database da tempo, diciamo, sei esperto in tanti fronti? Uh, Cosa ci aspetta nel futuro? Cioè, i no-sQL sostituiranno completamente quelli relazionali? No, oppure... no, no, no. Le due, perché eh, ogni data database ha una specificazione, ha un fatto per essere in atto. Per esempio, se tu voglia avere transazione, tu bisogna utilizzare Relational Database. Uh, se tu voglia fazer um un model mais simples tu pode utilizar o key value, por exemplo. Uh, se tu voglia uma distribuição melhor de di tua applica de tua database tu pode utilizar por exemplo Cassandra. Cassandra e questo implementa a column family database. Eu credo de que diversos database a loro hanno diverso, importanti, di esercizio, di, di essere nato Ok, differenza anche di performance a questo punto. Il, in, in... Uh, per, io credo che uh, di performance, questa è una parola più ampia e può significare molte cose. Uh, il punto qui è se tu voglia uh, fare transazione, per esempio Cassandra, non ha transazione, però tu sì. puoi duplicare. Uh, tu dá più semplice. mais simples se tu o Netflix, por exemplo tu precisa ver le date in o multipaís com Netflix ou Facebook, isso ha senso e isso é mais simples com Cassandra ok mas e... tu pode haver performance com uh, SQL Database The right choice, the right, right tool to the right moment, right? So, OK. <laughs> e, 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 no, perché ho fatto questa domanda? Perché, per esempio, pure con database relazionali, diciamo da quando sono, ormai tanto tempo fa sono usciti gli ORM, Object Relation, Relationship Management, possono trasformare quelle che, ovviamente, sono dati relazionali, dati tabellari. In uh, liste di oggetti e quindi fondamentalmente evitano, diciamo, in qualche maniera, forse eh, GPA, Ibernet, eccetera, quello che potrebbe essere un database direttamente ad oggetti multimodal database e altre cose. Non so. Sì, sì, per, per esempio, se tu metti il MongoDB, questo è più semplice in modulare e questo è cerca di OOP, Object Oriented, per fare. Uh, però tu non no a joins in a join left join come una base di dato relazionale e okay. tu bisogna mettere una de desnormalizzazione per fare questo per trovare un'informazione e quando noi mettiamo desnormalizzazione vuol dire che tu bisogna uh, potrebbe duplicazione di date questo sarà mm. difficile di gestire di man management. Certo, no assolutamente. Ok. Vediamo se ci sono altre domande. Enzo, tu hai qualche domanda? Sì, no, nel frattempo noi siamo pure collegati mm, su Ops. Enzo no domande? <ride> È scomparso Enzo. Non ti vediamo a video. Eccomi, scusate perché ho scusa, Ottavio, ho qualche problema di banda qui pure se sono a Roma, eh. quindi ero un attimo saltato. No, dico qui c'è pure qualcuno uh, che è collegato perché abbiamo fatto un esperimento su Clubhouse. Quindi ti hanno solo sentito. Ok, quindi Asti, no. ho seguito la diretta mentre. Mentre voi stavate parlando, io cercavo di sentire i commenti e mh, qualche domanda, ma penso che già risposto. Secondo te, oltre ai libri che hai consigliato, qual è il modo migliore per iniziare a pensare con questa logica, con questo approccio? Io credo che tu puoi iniziare con un relazionale. E ci sono alcune soluzioni, per esempio, quando tu voglia fare una scalabilità oppure. Uh... ou na modelagem mais simples e anche tu pode utilizar le duas. vou dire dizer que se tu pode utilizar relacional e mente a utilizado não relacional por exemplo isso não é é possível de fazer uh, ah. em geral minha my recommendation é primo utiliza uh, relacional e se tu sente que que precisa utilizar outras coisas perché ci sono molte documentazioni relazionali, ci sono molte cose ci sono molti strumenti per gestione un dato e normalizzazione è una cosa bellissima perché tu non bisogna uh, gestione dato duplicato assolutamente sì eh, tu sì, non pensi che poi progettando male tutta la soluzione ci possono essere dei, 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 dei problemi di performance. Uh, ci sono alcune volte che ci sono joins. e Ogni join, ogni table è un spazio, eh, è different disk space, right? quindi so ogni join, ogni table is a different disk space. and every okay. time that you, you do a join it has a delay to do this kind of join when you use no sql database you're use, gonna use this normalization thing see therefore you probably you don't need to do through several disk space it, it will save your time because go to the disk space means take a lot, a lot of time to do that right so at this point at this situation specifically you can use MongoDB as no SQL solution instead of relational database because it will be faster to do any kind of retrieve on your application for example Okay Okay Abbiamo altre, abbiamo altre domande? Approfittatene adesso, eh. Hey, I have another question, a general question, general purpose question. So, um, Ottavio, what do you think about the future of Java? Because uh, since uh, uh, there are uh, um, um, a proliferation of micro runtime environment like uh, Spring Boot, but also Quarkus, Eridon, and so on, Uh, is this the way of the evolution of Java, that is a different evolution, a cloud-based evolution? Or uh, maybe also there will be in the future other uh, uh, application also uh, like the desktop uh, standalone application, or not? Io credo che desktop application questo saranno una sessione. In generale, tutte le cose gonna build in java in, in cloud primo perché tu come usuario non bisogna installare co qualche cosa sarà, sarà, sarà più semplice per utilizzare questo e dopo tu puoi attualizzare più semplice anche per un usuario perché l'usuario solo necessita solo bisogna un navigatore per vedere l'applicazione io credo che per questo Uh, Java Lavorará muito com Cloud Ok Pero Mas tem algumas exceções Por exemplo, NASA NASA tem uma aplicação Que trabalha em desktop Que executa em desktop E em é Board Service também sono muitas aplicações Que executam In desktop, però credo che questo siano escezione. in generale no tutte okay. per il browse e nel mondo web-based e cloud uh, also um, la dico in italiano uh, piuttosto che l'applicazione diciamo così, ok, monolitica che ha un web che si appoggia su un web server proprio, diciamo la diffusione sarà tutta di tipo appunto serverless e simili uh, io credo che no servless io ho io ho ask, uh, io in inglese oh, ho visto io ho avuto una presentazione di adam beans che è una persona molto speciale qui in europa e lui ha parlato che lui, lui ha messo un'applicazione in servless però dopo lui ha quest messo questo questo sarà un demasiado caro per fare perché in molte esecuzioni non è economico di fare questo ah, okay. questo è migliore quando tu fa piccole cose e dopo l'ora avuto questo uh, he re returns to a single application a normal regular web application okay because of the price okay but also i think that uh, serverless may be optimum with the small uh, time consumption but for long running uh, job for long running uh, calculation uh, the, job, the object is uh, also the regular application because you have to pay for the instances instead for the time of computation Yes, no. Uh, uh, right now we have several solutions like Quarkus, where you can convert your application Java to a native one. Because think about it, a, a native you don't need to have a garbage collector because your application will run once and then it will be gone, right? Yeah. You don't need to have JIT just in time compiler because once and gone. You don't need to have several multiple threads because Basically what you need, what do you need? It's basically one thread uh, without garbage collector, if the just uh, in time compiler, because it will run us. Um, okay, and that is it. So you, you have the option to use native uh, with GraalVM to make it possible with serverless. However, even with that, if you run too much too much runnings, sometimes it's better when you have uh, an application just for you instead of pay by use, because if you run multiple times, it will become more expensive than have one single dedicated server to you. Okay. Thanks. io tra l'altro mi sono permesso Ottavio di passare in chat i link che ci hai passato così ce li hanno tutti i link che ci hai passato appunto in chat privata li ho passati ai nostri amici sui vari canali su cui ci stanno seguendo eh, abbiamo altre domande Ezio? Uh, per me no io vedo nella chat no credo Okay. Tra l'altro, ci hanno chiesto pure i tuoi se puoi rimettere la slide con i tuoi contatti, Ottavio. Ah sì, per favore. Uh, io ho Twitter Handle, Ottavio Java. Oh, questo anche è la stessa cosa per tutte le reti sociali. Se tu voglia uh, parlare con me, uh, il LinkedIn. Ottavo Java. Twitter Ottavo okay. Java Facebook Ottavo Java, ok. Lo scriviamo qui anche perfetto. Scrivo, fatto lo stesso... Per tutti. Oh... Abbiamo fatto lo stesso oh, no. commento, ok, eccolo qui. L'abbiamo passato visto che ci hanno chiesto in tanti pure su Clubhouse. Ottavio Java lo cercate su LinkedIn e su tutti gli altri principali gruppi, ok? Ok. Allora, io penso che sia tutto. That's all that's enough and all. And, uh... <ride> hey, grazie, grazie mille, Ottavio, che parli benissimo italiano ed è sempre è stato bello, dai, perché eh, se, cioè, secondo me te lo sei pure preparato, sei stato, ci hai messo tanta fatica. Grazie mille, grazie veramente. Molti, molti uh, uh, spettatori italiani allora uh, gradiranno, gradiscono questa possibilità. <ride> Sì, sì. Thank you. sì assolutamente, assolutamente. Poi, ecco, eh, secondo me, Ezio ti ricontatterà altre volte, però pure lato mio, quando vuoi ritornare a parlare con altri argomenti sei il benvenuto. Quindi poi te lo dirà. Sicuramente, Ezio. Eh, sì, grazie sì. mille, Ottavio. Io ringrazio nel frattempo pure tutti quelli che ci stanno seguendo. Così lascio a voi l'ultima parola. E ci vediamo, dai, al prossimo meetup. Che domani, tra l'altro, su The Committee Space. E i prossimi invece di, di, di Ezio con Kodgab. Va bene, I want to thank um, uh, Ottavio. Ottavio, ti ringraziamo. Grazie tante per la tua presenza e per la tua presentazione. Ci saranno altre occasioni. Dunque, ti salutiamo e salutiamo tutti quanti quelli che ci seguono. Non prima di aver ricordato che la presentazione, questa qui, rimarrà registrata sui nostri canali potrà essere rivista tutte le volte che volete oppure condivisa con gli altri e per tutti quelli che sono interessati a tutto, diciamo, il calendario dei nostri eventi, i nostri prossimi eventi, sia di carattere diciamolo, sia meetup di carattere molto tecnico um, advanced level o anche di uh, beginner level, perché abbiamo lezioni che faremo sia introduttive su Java o altre tecnologie sia di livello avanzato Suggeriamo a tutti quanti di seguirci sui nostri canali, eh, sicuramente partendo per esempio su Code Garden dalla homepage che è tini.cc/slash codegarden e soprattutto di iscriversi al gruppo aperto gratuito su LinkedIn. Ok? Di nuovo grazie. Io, Ottavio, ti auguro buona cena. Io vado a correre, vado. Quindi ora mi toccano almeno 10 km stasera per Roma. Ok. <ride> grazie. Grazie mille. Alla prossima. Ciao, alla prossima. ciao a, tu, ciao ciao alla a prossima. tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti.